Buonasera, ben ritrovati col nostro TG Oggi. Entro maggio l'Elis Soccorso in Emilia-Romagna sarà attivo anche nelle ore notturne. L'ha deciso la Regione investendo 3,2 milioni in più all'anno per il rafforzamento del servizio, avviando i lavori, 1,4 milioni il costo per l'abilitazione di 17 elisuperfici al volo dopo il tramonto. Il servizio si avvierà in via sperimentale con un mezzo di base a Bologna, previsto anche l'utilizzo integrato di un elicottero della Regione Lombardia, sede di Brescia, con funzioni di backup e primo soccorso ed intervento nel caso appunto di zone più facilmente raggiungibili da oltre confine, e sono anche lo studio sinergie con altre regioni. Ecco le parole del Presidente della Regione, Stefano Bonaccini. Era un obiettivo che io e Venturi avevamo in mente da realizzare in questa legislatura. Arriva grazie al lavoro dei dirigenti, tutti quelli della struttura tecnica che ci hanno operato addirittura molto prima, perché siamo a 2 anni di mandato. Volevamo rafforzare ed estendere il servizio di elisoccorso e adesso entro la prossima estate sarà possibile estenderlo H24, quindi tutte le ore notturne coperte, con nuove piattaforme per l'arrivo dell'elisoccorso che vengono estese soprattutto alle aree cosiddette montane, laddove più difficile il raggiungimento magari dei mezzi per la distanza o perché in montagna, come dire, si circola con meno velocità che in pianura o in autostrada. E quindi da Piacenza alla Romagna vi è una copertura complessiva con 17 postazioni, addirittura una collaborazione con la Lombardia, perché dal punto di Brescia, se necessario e in tempi più veloci di quelli del punto di Bologna, si potrà intervenire nell'area occidentale. Credo in futuro dovremo rafforzare sempre più la collaborazione tra regioni, perché poi i bisogni di intervento non hanno confini, e questa sperimentazione vedremo che risultati darà, ma pronti anche nei prossimi anni ad estenderla se si riterrà necessario. Comunque credo un servizio che sarà certamente apprezzato dagli amministratori locali, più in generale dalle popolazioni. Ce lo possiamo permettere perché stiamo gestendo molto bene anche in termini di bilancio tutto quello che ha a che fare col sistema sanitario regionale e nazionale. Cambiamento epocale anche però per il sistema di allertamento della Protezione Civile dell'Emilia-Romagna. Niente più fax, ma mail ed SMS accessibili a tutti gli organi interessati, dai sindaci agli operatori della Protezione Civile fino ai giornalisti di settore. Vediamo nel servizio di Enrico Spada come. Cambia il sistema di allertamento di protezione civile della Regione Emilia-Romagna. I vecchi fax, ormai obsoleti, saranno sostituiti da comunicazioni via mail, SMS, tutte contenute in un unico sito a disposizione dei sindaci e degli operatori di sistema di protezione civile, dalle prefetture ai servizi regionali territoriali, per interessare anche i giornalisti e gli organi di informazione. Per formare i primi cittadini e tutto il personale interessato si terranno diversi incontri in tutte le province. Per raccontare le novità del sistema e dare avvio ufficiale alla sperimentazione del nuovo portale, inoltre, domani, mercoledì 25 gennaio, dalle 10, la sala Guido Fanti della Regione ospiterà un convegno al quale saranno presenti, tra gli altri, il Presidente della Regione Emilia-Romagna Stefano Bonaccini, l'Assessore regionale alla Protezione Civile Paola Gazzolo, il coordinatore della struttura di missione Italia Sicura Erasmo De Angelis, il presidente dell'ANCI Daniele Manca e i direttori dell'Agenzia per la sicurezza territoriale e protezione civile Maurizio Mainetti e del servizio idrometeoclima di ARPA Carlo Cacciamari. Il convegno potrà essere seguito in diretta streaming collegandosi all'indirizzo http://videocenter.lepida.it/videos/channel/19. Il CDA della Cassa di Risparmio di Ravenna, alla luce dell'attuale andamento del mercato finanziario ed in considerazione degli ingenti accantonamenti effettuati nel tempo, ha deliberato di proporre in occasione della prossima assemblea straordinaria un aumento gratuito del capitale sociale da 174,66 milioni di euro a 343,49, da realizzare attraverso un aumento gratuito del valore nominale delle azioni da 6 euro a 11,80 euro.
Ne dà la notizia un comunicato secondo cui il 13 gennaio 2017 la Banca d'Italia ha rilasciato il preventivo nulla osta dell'operazione, accertando che la stessa non contrasta con il principio della sana e prudente gestione. L'iniziativa mira dunque ad assicurare in via permanente mezzi adeguati a supporto dell'attività aziendale, in particolare del credito all'economia reale, e riequilibrare il rapporto tra capitale sociale e riserve e rafforzare il legame con gli azionisti. Best Union Company, la società invece che gestisce il sito e la biglietteria Viva Ticket, ha diffidato Viagogo e Ticketbiz, portali di secondary ticketing, per richiedere l'immediata rimozione di ogni riferimento alla messa in vendita di biglietti del concerto di Vasco Rossi a Modena, Modena Park. Va precisato infatti che tali dichiarazioni sono evidentemente prive di fondamento, dal momento che si legge nella nota ad oggi nessun biglietto è stato emesso per l'evento. Ricordiamo inoltre che Viva Ticket è l'unica rete autorizzata e che solo presso il sito Viva Ticket vascomodena.it nei punti vendita Viva Ticket si può avere la certezza che il titolo acquistato sia valido per l'accesso al concerto del Blasco. I biglietti per il concerto saranno messi in vendita dalle 10 del 27 di gennaio, lo ricordiamo, e saranno nominali e tracciabili. Un corso di cucina negli spazi della rinnovata Darsena di Ravenna, e la scuola di cucina Sapere e Sapori, rivolto in particolare ai giovani e giovanissimi, che prenderà il via nei prossimi giorni. A parlarci di questo corso è la presidente di Sapere e Sapori, Rosella Mengozzi. E servizio. La riqualificazione della Darsena grazie a Naviga in Darsena, nuovi imprenditori che si sono presi la responsabilità di ridare alla città uno spazio simile, e la mia proposta di fare una scuola all'interno di questa struttura grazie a Paolo Monduzzi è stata accettata, io sono felice. È una scuola aperta a tutti, in particolar modo ai bambini e agli adolescenti, che sono quelli che hanno più bisogno. Poi ci sono corsi amatoriali rivolti a un pubblico di ogni genere e soprattutto uno sguardo molto attento al sociale. E nel calendario abbiamo un corso rivolto a chi ha un disagio alimentare, e questo patrocinato dal comune, anzi finanziato. Abbiamo corsi con altri chef, è in progetto di ospitare qualche chef stellato, insomma una varietà di corsi tra i quali alcuni che proprio sostengo io. Invito le persone a visitare la Darsena Pop-Up, dove troveranno un sacco di cose interessanti, da un ristorante bistrò, un bar, la mia scuola di cucina, con una vista unica al mondo. Vi aspetto. E in chiusura le previsioni del meteo per tutta la settimana in Emilia Romagna, a cura di trebimeteo.com, questa sera con Fabio Dalio. Sarà una settimana complessivamente stabile e soleggiata sull'Emilia Romagna, salvo per la presenza di nuvole soprattutto a ridosso della dorsale appenninica e sul comparto più orientale della regione, nuvole che però non porteranno la pioggia. Le temperature torneranno a scendere di qualche grado, soprattutto in montagna, mentre in pianura ci saranno delle gelate nottetempo e all'alba, con valori massimi attorno ai 6-8 gradi. Da venerdì e per il weekend potrebbe tuttavia avvicinarsi un peggioramento, diretto però soprattutto verso le regioni di nord-ovest, quindi ci potrà essere un generale aumento della copertura nuvolosa sull'Emilia centro-occidentale, con qualche fiocco di neve a quote montuose, ma vista la distanza temporale vi consiglio di tenervi aggiornati sul sito trebimeteo.com. E ora passiamo al meteo invece per domani. Durante la mattinata persistenza di foschia in pianura in dissolvimento nelle tarde ore della mattina. Nuvolosità residua sui rilievi della Romagna senza precipitazioni. Sereno o poco nuvoloso su tutto il territorio dal pomeriggio. Temperature minime in ulteriore lieve diminuzione, comprese fra meno 2 e meno 3 gradi delle aree di pianura centro-occidentali e 3 gradi della fascia costiera riminese, massime in lieve diminuzione con valori attorno a 6 gradi sulla costa, qualche grado in meno sul resto della pianura, estese gelate sulle aree di pianura e nelle valli durante le ore notturne in prima mattinata. Venti al mattino deboli nord-occidentali con rinforzi da nord-est sul mare, nel pomeriggio rotazione dei venti dai quadranti settentrionali con rinforzi da nord-est sul mare a largo, mare da mosso a molto mosso.
Anche per questa sera il nostro telegiornale si conclude qui, vi lascio in compagnia dei nostri consueti approfondimenti dell'oltre la notizia e palinsesto serale di Nuova Rete Lady Channel TV. Ovviamente il nostro appuntamento con l'informazione ritorna ancora domani, sempre alle 20 su Nuova Rete.